Eccoci di nuovo con Tonino Cagnucci, Patrick von Bruck e Carlo Zampa. Dunque, tre punti importantissimi contro un Palermo molto 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 in partita, per me una delle squadre più forti finora incontrate. Veniva dal 3-0 umiliante di Milano, ha fatto la partita che il presidente e l'allenatore volevano, quindi il fatto di averla battuta è stato veramente prezioso. Ma è una partita che ha detto tante cose, per esempio secondo me l'impossibilità di vedere ancora in futuro Boriello e Osvaldo insieme, perché si cannibalizzano, ma questa è una mia impressione, volevo sentire la vostra. Sì, nel gioco delle due punte, sì. Avevo mangiato con tre punte, ma per quartisse due punte, sì, è vero che Boriello è la coppia giusta, è uno alto uno basso, mettiamola così, cioè Boriello Bojan o Osvaldo Borini, insomma Boriello e Osvaldo sono troppo simili. Sembra, è sembrato questo anche a me, pure vero che però c'è in mente il gol col Siena fatto dal primo di Osvaldo, e che ieri nel secondo tempo sia l'uno sia l'altro all'inizio del secondo tempo ci hanno avuto la possibilità di segnare, quindi è l'impressione, ce l'ho anch'io, però nel gioco di Luis Enrique che prevede due prime punte centrali in teoria non si escludono, infatti lui lo fa giocare, li fa giocare insieme. Sicuramente possono giocare insieme De Rossi e Gago, perché all'inizio campionato mi ricordo c'era quest'altra convinzione da parte di molti che uno escludeva l'altro. Ieri a me Gago, io mi sto un po' innamorando eccessivamente di questo giocatore, mi è piaciuto molto, così come è piaciuto Pizarro, che ha elogiato il gioco di Luis Enrique, lui era un altro di quelli che non avrebbe dovuto giocare in questo modulo, invece mi sembra più entusiasta di tutti, un'altra cosa significativa. E per il resto ancora lavoro in corso chiaramente, ma sempre seguendo la linea di Luis Enrique, insomma. Allora, per quanto riguarda il centrocampo di Stekelenburg non ne parliamo, perché è quel portiere che noi abbiamo battezzato fin dal suo acquisto, molto di quei tre punti gli appartiene. E centrocampo, allora Patrick, Gago è un giocatore che a me ancora non ha conquistato, no? Nel senso che probabilmente perché io sbaglio, ma però leggo e ascolto di una convinzione da parte di attendibili commentatori nei suoi confronti che mi fanno riflettere, perché se poi è così e poi Gago diventa un titolare del centrocampo a fianco a De Rossi quasi inamovibile, sarà così? Ma poi se è così, Pjanic? Guarda, secondo me io sono un po' su una via di mezzo, nel senso che non me ne sto innamorando assolutamente, ma io non lo vorrei neanche, nel senso che è un giocatore che non piaceva, proprio pronti via, mentre sta dimostrando di poterci stare assolutamente bene. Deve un pochino, secondo me, italianizzarsi Gago dal punto di vista del gioco, cioè acquisire un pochino più di rapidità. Lui è molto bravo, anzi anche più bravo con i piedi di quello che mi ricordavo, ma secondo me deve ancora velocizzarsi un po'. Di conto Pizarro, che ieri in assoluto avrebbe anche giocato bene, però ha fatto la tipa il contropiede del Palermo. Sì. Due volte. Qualche cosa, due o tre adesso, ecco, che è una cosa che non si può fare. Penso che Gago però sta scalando posizioni, e Gago secondo me sarà anche molto importante quando, speriamo mai, dovesse mancare De Rossi, magari per un perdore, perché di fatto l'unico ruolo insostituibile è quello di De Rossi nella Roma. Lui potrebbe giocare lì. E questo secondo me ti dà anche un'alternativa magari in caso di emergenza. Io credo che Luis Enrique lo sta facendo vedere, non ha un 11 fisso, tranne De Rossi, tranne Kellenburg. Io vengo a dire come Rosi un inamovibile, e secondo me l'importanza di Rosi sta venendo Totti, fuori. Anche Totti, perché nei fatti aveva sempre giocato. Chi? Totti, alla fine. No, non ho capito chi. Totti, Francesco Totti. Totti e Osvaldo, insomma questi sono gli unici fissi. Perché le Bugherosi, Totti, Osvaldo e De Rossi. Tutto il resto si può adattare anche a seconda della partita. Per esempio, secondo me Pjanic contro il Milan potrebbe essere molto utile, molto importante, mentre contro il Genoa, che è un centrocampo molto più dinamico, potrebbe essere più utile magari anche in interdizione Gago.
Senti, è appunto Carlo, dunque allora, volevo sentire la tua su questa vicenda del centrocampo, perché? Perché se Gago si impianta è ovvio che va fuori Pizarro, questo perlomeno è nella logica delle cose, perché altrimenti non si può pensare, De Rossi è inamovibile, così come se Gago diventa quel titolare che sembra debba essere, il sacrificio è nei confronti di Pizarro, perché Pjanic stesso non è pensabile possa essere messo in discussione. Ciò lo dovrà decidere Enrique. E poi c'è Cassetti, Carlo. Noi abbiamo parlato di Cassetti perché ce l'abbiamo nel cuore, anche negli occhi, per rapporto, ecco, per rapporto alla stagione scorsa. Ma poi Cassetti è un problema in difesa, Carlo. È in grande difficoltà. Questo non credo che possano esserci dei dubbi. La Roma però purtroppo sta avendo adesso un po' di difficoltà proprio sulle fasce, perché lo stesso cos'è Angel va a corrente alternata, un altro dei giocatori che bene o male ha sempre giocato tranne la volta in cui è stato squalificato ed è stato sostituito da Taddei. Di fatto a sinistra non hai alternative, se non alternative immediate, a destra c'è la possibilità, comunque dovrebbe essere Rosi il giocatore, in questo caso candidato con la maglia da titolare. Cassetti mi sembra che stia trovando delle difficoltà, non so se comunque nascano proprio dal fatto che lo stesso Luis Enrique lo vede più come centrale piuttosto che come laterale, lui si sente un po' forse sottesame, in discussione in ogni partita, in ogni prestazione che fa, in cui è chiamato comunque a svolgere il compito di laterale destro, visto che poi come centrale non viene usato. Però evidentemente insomma si vede che il giocatore ha qualche problema ed è una situazione che va comunque affrontata in questa stagione, in questo periodo della stagione, quindi vanno trovate anche delle alternative. Rosi non credo che ce la farà neanche nella partita contro il Genoa. Ma ha trovato un acquisto a gennaio, Carlo mio. Ma sicuro, ma io continuo a dire che a gennaio bisogna trovare delle alternative sulle fasce laterali. Sul centrocampo io per me due terzi del centrocampo sono fissi, cioè De Rossi e Pjanic, gli altri si possono alternare, quindi può essere o Gago, o Perrotta o anche lo stesso Pizarro, oppure quando manca, dico purtroppo, Francesco, nella posizione trequartista lì può andare o Pjanic o Lamela, e allora a quel punto se va Pjanic si potrebbe anche liberare un posto a centrocampo, però in questo momento come centrocampo mi sembra che i due terzi dello stesso sia già occupato, salvo chiaramente problemi di infortunio sia da De Rossi che da Pjanic. Allora, facciamo un'analisi in merito a quello che recita stamattina la classifica. Vediamo nelle prime posizioni Udinese 15 punti, Lazio 14, Juventus 13, Cagliari 12, Napoli e Roma e Milan 11. È presto per stabilire se queste gerarchie verranno confermate, però per esempio qualche analisi sulle caratteristiche delle società le potremmo fare. L'Udinese non concorrerà mai a vincere il campionato perché la sua missione è un'altra. Gli costerebbe tanto di quel denaro che Pozzo non ce l'ha neanche nel più recondito dei pensieri di vincere un campionato, che lo costringerebbe non solo a non vendere, cosa che lui deve fare, ma addirittura poi acquistare per un eventuale Champions. La Lazio è lì, ieri ha fatto 2-0 a Bologna, no? E ha 14 punti, e la Juventus è quella che pareggia 2-2 in casa col Genoa, non riesce a decollare, fatto che mi sembra tutta una serie di pareggi nelle ultime partite che non sono il cammino di una grande. Poi casa sta perdendo tanti punti. In casa perde tanti punti. Ecco, il Cagliari è inevitabilmente destinato a un ridimensionamento. Il Milan ieri alla fine del primo tempo aveva preso 3 gol dal Lecce. E poi dopo ne ha fatti 4. Ecco, potrebbe essere un anno in cui Roma e Lazio, che dite voi? Ci può stare una considerazione del genere? Roma e Lazio cosa? Ecco, lo so che per te è veleno, ma che Roma e Lazio possono diventare protagoniste del campionato, ci può stare? No, per 50% chiaramente, difficile, insomma, ieri ha segnato pure Lulic, insomma,
Oh, ma guarda, lui quando abbiamo detto che è una pippa in mano, lui ci è esploso. È una pippa in fase difensiva, perché veramente con la spinta. Cavallo pazzo, no? Cavallo pazzo. No, infatti, diciamo che ieri la vittoria dell'Udinese è stata più importante, perché altrimenti sarebbe stata una classifica veramente inguardabile lì davanti. Sì. E, no, l'Udinese è brava veramente. Io, il campionato è veramente strano quest'anno, sembra alla rovescio, classifica cortissima. Non voglio dire. Guarda, da gennaio in poi l'Udinese va a ridimensionarsi. Intanto, come però tutte... l'anno scorso può lottare per il terzo posto, secondo me l'Udinese ci prova fino alla fine, perché loro, ti ricordi, Marcello, sì, quando andarono in Champions stagione, sì, 2004-2005, sì, e Pozzo tenne tutti, a quinta, sì, perché poi è bravo proprio Pozzo, insomma, ecco, quindi, sì, quest'anno però quando si sono qualificati quarti e dovevano fare poi i preliminari con l'Arsenal, ha venduto subito immediatamente, ma è normale, ecco, no? Quindi secondo me loro entrate le prime tre ci lotteranno fino alla fine. Ci sta. Secondo me, guarda, se il Napoli, perché c'ha tanti impegni, perché il Napoli sta gestendo male, secondo me. Cioè, ieri ha preso pure la traversa Cagliari. Il Napoli è troppo preoccupato del passaggio del turno della Champions. È chiaro che la Champions, anche nei passaggi del turno, porta tanti soldi. Sono talmente preoccupati. Poi, tra l'altro, per loro diventerebbe veramente quasi una vittoria, perché è un girone che sembrava veramente impossibile, insomma, per il Napoli. Adesso si trovano, c'è chi diceva con la Napoli possibilità al terzo posto di girone, capito? Cioè, hanno la possibilità addirittura di passare il turno, che poi porterebbe chiaramente tanti soldi nelle casse di De Laurentiis, e quindi stanno puntando molto su quello. Sì, anche l'immagine lui è certo. Comunque, l'Udinese l'anno scorso era terz'ultima, a questo punto. È la squadra che ha fatto più punti, a differenza, punti migliori rispetto all'anno scorso. Sì, malissimo. Ma se noi pensiamo, quest'anno la Roma, no? Avrebbe un'occasione d'oro. Mm. Io non so se la Roma è da primo posto o da secondo posto, ma sta lì. Ha detto Enrique sabato, tre partite per dirci chi siamo. Buona la prima. Buona la prima. Ieri però pure detto, non mi fate soffrire così tanto, ha sofferto lui, abbiamo sofferto un po' tutti quanti noi, per cui certo, buona la prima, ci mancherebbe altro, perché poi ieri era importante comunque la vittoria, dopo poi la sconfitta immeritata nel derby, insomma, quindi c'hai comunque bisogno comunque di questi tre punti, però devi anche e cercare di correggere un po' gli errori, perché insomma troppe occasioni, troppe opportunità che comunque dai agli avversari, la porta che praticamente non si vede mai, perché abbiamo preso lo specchio della porta soltanto in un'occasione, poi meno male che è stato il gol di Lamela, quindi insomma ci sono tante cose che vanno sicuramente corrette, quindi prendiamoci non per buono ma di più il risultato di ieri, però insomma c'è ancora tanto da lavorare. Io sono sempre convinto che lo scudetto Roma quest'anno è rappresentato proprio dall'ingresso in Champions League, e siamo là, perché poi di fatto sei a un punto, quindi va bene così. No, ma io intendevo proprio Lazio e Roma da protagoniste, che poi dopo possano vincere il campionato è tutto un altro discorso, ma da protagoniste, cioè di essere sempre là, stare comunque lì, ecco, sì, attestate nelle prime posizioni. Io penso che delle tre la più facile è quella col Milan. Voi mi direte perché sei un capo di glande, no, perché invece invece penso che il Milan sia la squadra ideale per esaltare questa Roma. La più difficile era ieri, secondo me. Anche, perché veniva dopo il derby e il Palermo, la Maggio ha giocato bene in trasferta, non poteva perdere un'altra volta come con Milan. E poi ringraziamo Mangia che ha messo Miccoli solo alla fine. È grasso come un tordo Miccoli. Però è una cosa spinge. Mamma mia, rispetto a lui Cassano è anoressico, perché l'ho visto proprio mancarne forte, hai capito? E comunque tant'è che noi siamo all'antivigilia del prossimo turno di campionato, va bene? Hai capito? Andiamo a Xena e chissà Graziano Cesari che cosa starà vivendo. Trovassimo un attaccante come Acqua Fresca, no? Che noi battiamo un angolo e uno di loro la butta dentro. Hai capito? Fresh Water, gli ha dato sto abbrivio. Va bene, allora... Tutto questo noi continueremo a discuterlo nel pomeriggio a partire dalle 16:30 all'interno di Tutto Campo con Patrick von Bruck e i suoi ospiti. Per quanto riguarda noi ci risentiremo domani mattina alle 10:30 con Tonino Cagnucci, che abbraccio Tonino. Ciao Marcello, ciao a tutti quanti. Ciao, con Tonino. Patrick von Bruck che risentiremo nel pomeriggio, Patrick. Un abbraccio a te Patrick. A più tardi, ciao. E ciao, Carlo Patrick. E a Carlo che risentirete anche all'interno di A Tutto Campo. Un abbraccio forte Carlo. Un abbraccio Marcello, un abbraccio ciao, Flavio. Carlo, grande.